Buongiorno Super Poler, oggi parliamo di trofei, o meglio di calli, i calli che ci vengono sulle mani, che io so che poi dopo voi siete a lezione, andate dalle vostre amiche e dite guarda, guarda quanti calli che ho. Peccato che poi questi calli ogni tanto si aprono, facendovi bruciare le mani sotto le docce ogni volta, pentendovi di non esservene prese cura. Come fare a curare le mani? Prima di tutto prevenire, quindi utilizzare molta crema idratante, idratare bene le mani. Durante il giorno potrebbe essere una gran rottura di balle, ok? Se proprio non ce la fai perché non vuoi sentirti le mani unte, prima di andare a dormire, una bella crema idratante bella corposa che ti aiuterà a mantenere un buon tasso di idratazione e quindi a ridurre lo sfregamento e l'attrito contro poi il palo. Io utilizzo il burro di karité che è super super power. Seconda cosa, se il callo c'è, curalo. Quindi dopo la doccia, pietra pomice e incominci a limarlo, ok? C'è chi consiglia di non tagliarlo, io non amo molto questa pratica, quindi pietra pomice li limiamo bene, li abbassiamo, in questo modo riduciamo totalmente la possibilità che si aprano. E se si aprono, sono amari, perché comunque succede che fai più fatica ad allenarti, hai meno presa perché ovviamente ti brucia. Sotto la doccia è veramente, veramente spiacevole, cioè sentire il callo aperto e cosa si deve fare? Allora, c'è chi consiglia di tagliarli, io non lo faccio perché mi brucia troppo e quindi non me la sento. Non so se è la pratica più corretta, diciamo, a livello proprio di cura del callo, però in ogni caso, importantissimo disinfettare bene il callo aperto, utilizzare una crema per far rimarginare la ferita, appunto, io utilizzo il Sofargen. Perché altri prodotti tipo la connettivina mi seccano troppo e poi dopo come fai così con la mano, spam, si riapre di nuovo e ti cavoli di brutto. Coprirlo con una benda in modo tale che non entri polvere. Se poi ti vuoi allenare ugualmente, io quello che facevo di solito era utilizzare, è presente il tape, quello che si trova anche in farmacia che è fuori al cotone, ecco quello, quindi mettevo un cerotto sotto, poi sopra mettevo questo due giri di tape che più o meno tenevano a bada il callo, anche se ovviamente è più o meno, perché poi sudi, ti muovi, ti sposti, è un casino comunque. Quindi mi raccomando, prevenzione, idratiamo le mani, limiamo i calli. So che sono trofei, ma molto meglio avere dei trofei, come si dice, di foto, fotografie su Instagram e video, piuttosto che dei calli che poi tendono ad aprirsi. Ti auguro una buona continuazione degli allenamenti, dacci dentro e vola in alto.